Ragazzi, per il video di oggi non faremo nemmeno la intro perché sono arrabbiato che voi non avete idea. Ma arrabbiato perché mi tocca nel 2019 andare a spiegare cos'è una YouTube poop, raga. Sotto il video che ho caricato, il video di Lion, una marea di commenti di fan di Lion a scrivermi: ma fai schifo, Lion è bravo, sei tu che fai video di merda, e quindi oggi, signori, leggeremo i migliori commenti che avete scritto sotto questo video, che avete scritto, che hanno scritto i fan di Lion. Ma era tutta una YouTube poop, lo sapete cos'è una YouTube poop, cazzo? Una YouTube poop, per chi non lo sa, praticamente prende dei pezzi di video, dei video di Lion, e li monti in maniera tale da fargli dire a Lion cose che lui non direbbe mai, come Bimet fai schifo, cioè lui nemmeno sa chi è Bimet, quindi non lo dice Bimet. L'ho formulata io la parola Bimet con i pezzi di video di Lion. Vabbè, ma non perdiamoci in queste sciocchezze a spiegare cos'è una YouTube poop, perché queste sono cose inutili. Vediamo più che altro invece cosa ci propone la fanbase di Lion e cosa ci hanno scritto questi fan di Lion. Allora, basta, non posso leggerlo, family friendly. Lion è un grande, sicuramente, non lo sto mettendo in dubbio in quel video, non l'ho assolutamente messo in dubbio. Però ragazzi, questo non è assolutamente nulla, perché sono dei commenti proprio da estasi, raga, che io proprio li ho lasciati perché veramente li leggevo e mi sentivo benissimo. Guardate qua. Allora, questo tizio ci scrive: baffanculo. Proprio così, questo si è rotto le scatole e ha detto: ma baffanculo a sti video. Sei fake. È una YouTube poop. Perché sono fake? Cosa ho fatto? Perché... poi abbiamo questo commento che secondo me è il più bello di tutti. Proprio quello che tu lo leggi e dici: mannaggia, questo commento me lo stampo e me lo incornicio qua. Dove? Me lo incornicio, me lo incornicio da qualche parte. Me lo voglio leggere prima di andare a dormire. Sentite qua, ragazzi. Allora, senti di Matt. Bimet, vabbè, lasciamo. Senti di Matt, non puoi sfruttare il mio caro Lion, YouTuber con 2 milioni di iscritti. E anche se sei il mio amico, io ti posso anche togliere da Instagram. E posso, e non sarai più il mio amico. Sì, è una minaccia. In più perché è famosissimo. Infatti Sbraiser ci farà pure un video. Ma Lion non è un tuo leader. Non è il leader, che cazzo. Non è il leader. Lo so, non so scrivere. Ma Lion non è il leader tuo. Lo so, non so scrivere quel nome. Vabbè. Vabbè, sì. Comunque, questa è una minaccia davvero grossa. Lui non ti potrà mai insultare. Iscriviti al canale della mia amica Unicorn. Ah, hai capito. Intanto questa ragazza cos'è che ci scrive? Ci sta minacciando, che se praticamente non seguiamo la sua amica, lei ci deve follower da Instagram. Ok, mi iscrivo subito alla tua amica su YouTube. Com'è che si chiama? Poi abbiamo lui che è quello che proprio a scuola fa le battute e non ride nessuno. Eccolo qua, ci scrive: ti chiamo BM3 perché sei un BM. Intanto vuole scrivere forse: ti chiami BM3 perché sei un BM. E poi questa battuta, ragazzi, dai, diciamocelo. BM, bimbo minchia, ma signori, a me questa battuta proprio è come... questa cosa del BM, di Bimet, che appunto BM, mi fa tornare a quei tempi, alle elementari. Poi ecco un altro: ma sei cretino, Lion non ha nemici. Oh, una YouTube poop. Non è realmente un mio hater, Lion. È per finta. E ovviamente c'è chi ha capito e scrive: Lion si riferiva a un suo hater. Bel montaggio. Grazie tante. E lei ha capito qualcosa. Lei ha capito che era una YouTube poop, che era appunto un montaggio. Ecco un altro che poi ha 6 like questo commento, raga. Ma chi è che gli è andato a mettere il like? Ma veramente. Ma sei cretino? Lion è un grande. E leggiamo, vediamo cosa gli hanno scritto sotto. Ma siete? Su chiama YouTube poop per un motivo, perché è una parodia, stupidi idioti. Grande, grazie, ti amo. Io mi iscrivo subito al tuo canale ora. Ovviamente, ragazzi, c'è anche chi ha apprezzato l'impegno che ho messo per realizzare questo video e ha scritto anche dei commenti appunto carini. Comunque, noi leggiamo quelli più brutti così ci divertiamo. Allora, Bimet, e poi sei tu l'unico BM. Ce l'hai anche nel nome, stronzo geloso. Tralasciando di nuovo la battuta, questa qua che è bellissima del BM, che ormai la fanno tutti. Grazie tanto, ragazzi, è bellissima, veramente. Originalità, ma YouTube Italia è colma di originalità. Gli utenti di YouTube Italia sanno cosa fare per essere originali, veramente. Stronzo geloso, perché non è che si ferma allo stronzo, ci mette pure geloso. Cioè, geloso di cosa, ma? Ma poi non è mica che dopo aver scritto questo commento senza senso lui si ferma qua. No, lui ci tiene a precisare. Lui dice: io l'ho segnalato, poi vedete voi. Cioè qua lui c'è proprio l'invito
alla massa a segnalare il video, come se posso ottenere qualcosa questo fan di Lion. Vabbè ragazzi, io penso che non è nemmeno necessario andare avanti. Anzi, aspettate ragazzi, ne leggo un altro solo. Quando non sai che registrare, decidi di fare un video insultando gente, sei proprio ignorante. Ma dove l'ho insultato? In quel video mi sono preso per il culo da solo, ma veramente, mi sono preso per il culo da solo. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, così come vi è piaciuto quello precedente. E spero che uno di questi tizi avrà visto anche questo video, magari forse capisce qualcosa, ma dubito. Lasciate magari un mi piace per questo video, e niente, ci vediamo in un prossimo video. Se tutto va bene, se non ci saranno altri commenti che mi faranno piangere. Bene ragazzi, ciao.